Ciao, benvenuti a questa pillola di Power Yoga in cui non faremo una vera e propria pratica, ma in realtà andremo a vedere alcune asana in modo così da poterle poi eseguire perfettamente durante le nostre pratiche. Oggi andremo a vedere il cane a faccia in giù. Partiamo dalle basi, l'importante è partire sempre dalle basi, avere una buona tecnica per poi piano piano andare ad aumentare il livello. Ecco. Quello che vi consiglio è di eseguire sempre queste brevi pillole di Power Yoga dopo una vera e propria pratica. Non eseguite nessuna asana a freddo perché potrebbe essere solo controproducente per il nostro corpo, quindi cerchiamo di evitare qualsiasi tipo di danno, ok? Mi raccomando. Ultima cosa, prima di partire, vi ricordo dello sconto che potete utilizzare sul sito di BeGood che è Yoga20, quindi mi raccomando, approfittatene. Partiamo, vi faccio vedere intanto qual è il cane a faccia in giù. Cane a faccia in giù è famosissimo perché è una delle posizioni delle asana che eseguiamo più spesso durante le nostre pratiche e che molto spesso diciamo è il nostro momento di recupero. Da qua siamo nella posizione del gatto, puntiamo le dita sul tappetino ed espirando spingo il bacino su e siamo a cane a faccia in giù. Ecco, allora nel cane a faccia in giù ci sono alcuni dettagli che dobbiamo tenere a mente. Prima di tutto dobbiamo andare a creare con il nostro corpo un triangolo perfetto. La schiena non si deve inarcare, quindi non dobbiamo spingere il collo oltre le nostre braccia, anzi la testa è in mezzo alle nostre braccia. Non inarco la schiena, ma tantomeno non faccio curve. Mi schiena più dritta possibile. Lo sguardo è verso l'ombelico, ecco. L'ombelico è risucchiato verso la colonna. Segniamo il più possibile le gambe e le ginocchia sono allineate al secondo dito del piede, mai verso l'interno. I piedi sono aperti tanto quanto le nostre anche e le mani sono aperte tanto quanto le nostre spalle. Quindi in realtà se noi siamo nella posizione del gatto, le nostre mani e le nostre punte dei piedi da lì non si spostano, semplicemente sollevo il bacino e lo spingo il più possibile su. Cosa dobbiamo fare? Attenzione. Ecco, l'appoggio delle mani e l'appoggio della pianta dei piedi devono essere ben radicati sul nostro tappetino, non solo per non scivolare e quindi avere un'esecuzione corretta dell'asana, ma anche per una questione di energia. Dobbiamo pensare appunto di prendere più energia possibile dalla terra e il bacino sempre su verso l'alto, non dobbiamo andare a sovraccaricare la schiena. Tutto il peso, ecco perché prima vi spiegavo come dobbiamo radicare bene sia i piedi che le mani, proprio anche per scaricare completamente il peso di tutto il corpo. Allora, quali sono gli esercizi che possiamo andare a fare prima di arrivare a fare il cane a faccia in giù? Partiamo. Mettiamoci nella posizione del gatto. Controlliamo di avere le spalle allineate ai polsi e le anche allineate alle nostre ginocchia. Da qua inspiro, inarco la schiena e espiro. E curvo la schiena, guardo in direzione dell'ombelico. Inspiro ed espiro. Inspiriamo ed espiriamo sempre solo dal naso. Ora inspiro, porto le mani avanti e allunghiamo il più possibile la schiena, appoggiando la fronte giù sul tappetino. Cerchiamo di avvicinare anche il petto il più possibile giù verso il tappetino. Ecco, ricordiamoci intanto che nel cane a faccia in giù invece dobbiamo mantenere la schiena ben dritta, senza andare a creare curve. E ora inspiro, ritorno in posizione del gatto. Andiamo a lavorare sulle nostre braccia. I gomiti nella posizione del cane a faccia in giù sono interruotati, quindi guardano indietro. Ora, senza piegare le braccia, spingo i gomiti verso l'esterno e inspiro, vado verso l'interno. Espiro fuori e inspiro in dentro. Manteniamo i gomiti verso dentro, quindi verso dietro, in questo momento verso le nostre cosce,
Puntiamo le dita dei piedi sul tappetino ed espirando spingiamo il bacino verso l'alto. Ma non stendiamo completamente le gambe, siamo nel cane a faccia in giù, facilitato. Inspiro, mantengo le gambe piegate e espiro, stendo la gamba destra e cerchiamo di toccare con il tallone il tappetino. Ogni volta che inspiro, piego, espiro, cambio gamba, stendo. Intanto controlliamo di guardare l'ombelico in direzione dell'ombelico. Risucchiamo l'ombelico verso la colonna e inspiro. Non creiamo curve con la schiena. Espiro, stendo la gamba destra. Inspiro, piego. Espiro, stendo la gamba sinistra. I gomiti sono ben intravolutati. Inspiro, piego. Espiro, stendo entrambe le gambe. Spingo i talloni verso il basso. Inspiro, piego. Espiro, stendo. Inspiro. Ed espiro, rimango a cane a faccia in giù. E ora inspiro, piego le gambe, e espiro, appoggio le ginocchia a terra e ci sediamo. Ecco, questi sono alcuni degli esercizi che possiamo andare ad eseguire proprio per cercare di migliorare sempre di più il nostro cane a faccia in giù. Ma il consiglio migliore che vi posso dare è quello di praticare sempre di più in modo appunto da rendere il più normale e imparare bene muscolarmente parlando l'asana. Che dire, ci vediamo alla prossima pillola di Power Yoga. Ciao!